buongiorno, sono Davis Pigaiani, abito a Coparo, in provincia di Ferrara, sono un contoterzista, lavoriamo dalla semina alla raccolta, tutti i lavori compresi, di cui diserbi, concimazioni, trebbiatura, ratura, insomma tutto quello che comprende nella lavorazione dei cereali. In un anno, tra barbabietola, che iniziamo tra barbabietola, mais, soia, girasole, grano, insomma, copriamo poco più di 500 ettari. Solo con la Matelma, con questa seminatrice, siamo su attorno ai 200 ettari. Io l'ho acquistata proprio per seminare la barbabietola da zucchero, per la sua semplicità, che sta nella sua leggerezza, di cui ha bisogno anche un trattore molto leggero. Quando hai un 100 cavalli è già più che sufficiente. Noi usiamo questo un po' più grande, però per semplicità nostra, perché abbiamo la macchina libera. Avendo acquistato questa macchina 5 anni fa, la cosa fondamentale è proprio stata la leggerezza di questa macchina, perché lavorando nel periodo, diciamo, tra l'inverno e la primavera, siamo in situazioni un po' particolari perché troviamo i terreni bagnati, e questa sua leggerezza ci permette di riuscire a lavorare in superficie e non fare carreggiate, fare in modo che la barbabietola vada poco in profondità e non abbia problemi nella sua nascita per il calpestamento. Questa macchina ci permette di andare poco in profondità, anche se ha una forza di interramento molto pesante. Tiene sempre omogenea e oltretutto tiene il grano molto uniforme da uno all'altro. È semplice anche nelle proprie manovrabilità, nelle proprie azioni, e dietro ci sono quei rottini che preme il terreno al seme per fare in modo che abbia più germinabilità e non abbia aria nel suolo. Oltretutto questa macchina ci permette da 45 a 75 cambiare da mais o soia o quant'altro da 15 a 20 minuti, cioè semplicissima. Da barbabietola andare a mais basta togliere i dischi, il coperchio in plastica, in 10 minuti si può togliere tranquillamente questi dischi e rimettere su i dischi da mais. Prima avevo 3 seminatrici, un 4 file fisso, un 6 file fisso e un 6 file allargabile, e comprando questa seminatrice qua ho eliminato 3 macchine e ne ho acquistata una. Con uno faccio il servizio di 3 macchine. Come manutenzioni devo dire che è semplicissima e non ho mai avuto problemi forti, diciamo. Io sono molto contento di questa macchina proprio per tutta questa sua semplicità e per lo staff che c'è dietro.